Hanno partecipato in tutto una ventina di associazioni a testimonianza dell'interesse che il bando suscita. All'Informa Giovani di Piazza Sant'Agostino sono stati presentati i progetti che riceveranno il finanziamento da parte dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Arezzo. Il podio vede sul gradino più alto Arezzo che spacca con Malpighi Festival, al secondo posto Associazione Castelsecco con le serate di Castelsecco che coinvolgeranno anche altri luoghi della città. Terza posizione per il Comitato Territoriale della WISP con un pacchetto di iniziative sportive che nel mese di giugno chiameranno in causa anche i centri di aggregazione sociale e le parrocchie. Filo conduttore dei differenti progetti, il tema dei NEET. Quest'anno come assessorato alle politiche giovanili ci stiamo concentrando principalmente sul problema NEET e anche che sono i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione, quindi anche sui contributi che annualmente destiniamo alle associazioni sportive, giovanili e culturali della città. Abbiamo voluto incentrarci su questo focus. Come gli altri anni abbiamo messo a disposizione ben 45.000 euro, 30.000 destinati alla parte estiva e i primi tre premi rispettivamente 5.000, 4.000 e 3.000. Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è proprio il coinvolgimento di più realtà del tessuto sociale e dell'associazionismo del nostro territorio. Sì, bello è questo, sempre cercare sempre di più di fare squadra e tra l'altro lo stiamo facendo anche con la nascente consulta dei giovani, proprio qua ad Informa Giovani, che ringrazio per la disponibilità. Siamo reduci dai due incontri partecipativi e partecipati, dove abbiamo redatto insieme una bozza di regolamento che poi verrà adesso messa all'attenzione del Consiglio Comunale.